non doveva succedere, specialmente in questo momento, perché già eravamo già partiti da 15 giorni, quindi è stata proprio una botta che non ci è rimasti, ci siamo rimasti male, male, male. Comunque una sfida che tra 20 giorni ci vedremo di nuovo qua, tutti pronti a ripartire. Su questo non ci sono dubbi. Stiamo facendo di tutto, stiamo avendo tanti aiuti da tanti amici, quindi speriamo tutto bene, tutto qua. La Sellia Marina da questo momento di difficoltà vogliamo ripartire con più entusiasmo e determinazione. Gli imprenditori che purtroppo hanno subito questa tragedia sono pronti a rimboccarsi le maniche. Vogliono lanciare un messaggio di speranza a tutti perché si può ripartire e quindi noi, io come amministrazione sono qui per esprimere la solidarietà a questi validi imprenditori e voglio incoraggiarli proprio perché la stagione turistica è praticamente iniziata e quindi tutti noi facciamo ogni sforzo per aiutarli a poter ripartire quanto prima. È un locale strategico, è al centro del lungomare di Sellia Marina, offre dei servizi importanti a tutta la comunità, alla bandiera blu, quindi non possiamo fare a meno di questo locale, così come degli altri locali. Pertanto la cosa bella che ho notato stamattina è che insieme a me ci sono tantissimi altri operatori balneari che come solidarietà stanno aiutando la famiglia Garcia e Maurizio a ripartire, a tirare fuori questa struttura e a ripiantarne un'altra, quindi con requisiti di sicurezza e pertanto io dico cerchiamo di dargli una mano tutti quanti, a tutti i nostri operatori della comunità di Sellia Marina perché lo meritano. L'imprenditore, ecco, Garcia diceva fra 20 giorni, qua è un servizio molto importante che potete fare voi come stampa, fra 20 giorni o comunque appena loro sono pronti a ripartire, io chiedo la vostra collaborazione a venire tutti insieme qua da Sellia Marina a dare un messaggio all'intera Calabria che siamo sì in difficoltà ma siamo ripartiti, quindi fra 20 giorni tutti qui perché, per godersi insieme una giornata bella e una giornata di ripartenza del turismo a Sellia Marina.